Salve amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo nella sfida dell'eredità. Allora, siamo insieme a Dean. Allora, vi spiego prima una cosa. Praticamente mi è andato perso una puntata perché non mi ha registrato bene avendo cambiato il monitor. Insomma, vabbè, una storia un po' lunga, lo spiego forse in un altro video, di preciso. Comunque è andato perso una puntata. Nella puntata Anna è cresciuta, è diventata un adolescente. Poi non era successo nient'altro di particolare, cioè, a parte che Arianna è riuscita a curare 5 sim come richiedeva, quindi si spera che la prossima volta che andremo al lavoro, cioè oggi, si riesca a ottenere questa benedetta promozione. Però a parte quello non è successo nient'altro. Adesso c'è il giorno di bucato e niente, quindi però non è successo nulla di che. È mattina molto presto, sono le 5 e un quarto. Dean è allenarsi ed è venuta anche Anna con l'idea di fare un po' di esercizio, perché comunque pensa di avere qualche chilettino in più, ma non è che deve dimagrire chissà quanto, però magari un attimino tonificarsi. Solo che fondamentalmente, anche se le piace anche mangiare, e lei infatti è venuta a ordinare un bel cupcake alla fragola, esattamente in linea proprio con mangiatelo tesoro, non fartelo rubare, che qui è un attimo farsi rubare cupcake. Dice sì, altro che palestra, il cupcake. Invece lui, no, lui invece ci tiene al suo lavoro, alla forma fisica e quindi si allena forte. Poi più che altro volevo fare vai oltre limite con lo stato emotivo energico per un'ora. E quindi insomma sto aspettando. Allora, poi quando ha fatto lei comunque viene a allenarsi un po'. Dai, allenati tesoro, non essere timida, il tapirulan non ti mangia. Ma non c'è, vedete? C'è corsa senza sudore, sfida della collina, lui non è neanche più energico. Bevi succo energetico. Cosa? Che è successo, ragazzi? Vi siete scandalizzati per quale ragione? Ok, ti senti di uno. È imbarazzata. Perché? Rivelazione alla privacy. Ho visto per sbaglio qualcosa che non avrei dovuto vedere. Cosa hai visto che non dovevi vedere? Che non dovevi vedere? Boh, vabbè, ragazzi, non so cosa abbia visto. Vai oltre i limiti, qui non esce, insomma. Noi lo facciamo allenare. Atto, guarda, c'è anche Brent. Presentazione, perché non si conoscono più, giustamente, da quando è successo tutto quel cambiamento. Ah, Anna, però volevo farvela vedere un pochino meglio. Certo, adesso sta facendo una faccia. Comunque, molto carina, assomiglia ad Arianna, però ha la bocca di Dean. Ce la facciamo ad andare oltre i limiti noi? Allenamento raccomando, alla faccia. Tu continua a correre, tesoro mio bello, brava. Oh, abbiamo anche un sacco di punti. Ce ne mancherebbero poi altri tre. Però non mi dà questo benedetto oltrelimiti. Ok, rifà due volte di fila, quindi facciamola due volte di fila. Vai oltre i limiti, l'abbiamo trovato. Non t'azzardare a tornare a casa. È andato al lavoro. La mia solita fortuna, quindi tutto inutile. Oddio! Fruga nelle tasche, porta nella cesta. Qui c'è da svuotare i rifiuti, ma è astro.
Il problema è che tra poco lei mi andrà al lavoro. Quindi i cani sono affamati, dannazione. C'è il macello qua. C'è il macello, ragazzi. Ok. Riempi e chiama l'animale Cupcake. Riempi e chiama l'animale Frida. Svuotali dopo i rifiuti, occupati prima di loro. Vai, vai. Mi andrà al lavoro, non ce la faccio, lo so. Ora va al lavoro. Va bene, sto cercando di decidere se partecipare o meno. Partecipiamo e almeno cani in qualche maniera si riprendano. Oh, ragazzi, finalmente abbiamo avuto la promozione. Arianna. Vabbè, io non so perché, ma mi sbaglio con questa doppia N. Arianna è stata promossa a capo del personale. Guadagnerà 35 simoleoni in più all'ora, per un totale di 280 simoleon all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus, 1720 simoleon, tipo di stanza per la carriera di medico. Il suo prossimo turno è giovedì alle 9. Denaro guadagnato, 3.185 simoleon, più un giorno di vacanza. Direi che guadagniamo bene. Brava Arianna, brava, mi dai sempre soddisfazioni. Ok, siamo arrivati a casa. Cambiati d'abito, amore mio. Mettiti questa perché dobbiamo finire di. Stavolta te lo faccio fare fruga nelle tasche. Perché non si sa mai qui si trovino. E poi fai il bucato, ok. Metti tutto in lavatrice questa volta. Questo dovrebbe essere pronto. Prendi e posa il bucato. Lin qui che si sta facendo il bagno. Se questo cosetto mi tornasse anche all'attracco. Svuota i rifiuti e torna all'attracco. Qualcuno ha dato da mangiare ai cani? Chiama Frida a mangiare subito, svegliati. Ok, lei sicuramente dovrà fare i compiti. Intanto puoi andarmi in bagno, però. Oh, porca miseria, c'è il macello in questa casa. Ok. Lava il bucato, ovviamente. Pensavo fosse scontato. Ma ancora devono asciugare? Non so se erano, mi sa che non erano asciutti però, perché vedo che ce l'avano ancora. Eh no, infatti. Miseria. No. No! Aspetta, se faccio così. Ho sbagliato completamente. Allora, tu Din, fammi una cortesia, ripulisci questo schifo e mi prepari tu la cena questa volta. Servi la cena e fammi delle fish and chips. Non ho capito. Ah, sì, ok, nel cestino. Frida è in amore. Lei deve mangiare, ma deve anche farmi i compiti. Quindi vieni qui. No. Fai i compiti. E poi ti puoi aiutare da Arianna. Cosa vuoi, Otto? Ma assolutamente no, gli opposti non si attraggano. Non uscirà sicuramente a cena con te. Ma stai scherzando. Va bene, fatelo qui. Aiutala a fare i compiti che è nella sua aspirazione. Certo, proprio in camera di Anna dove lei sta dormendo ancora. Lui sta preparando la cena. Ottimo. Frida qui che vuole l'amore, assolutamente. Dovremmo sterilizzarla. Riempiamo tutte le ciotole. Non vedo l'ora che cresca Savannah, anche se. La sua crescita significa il compleanno di Dean pure. 4 giorni. Mi sa che lui non raggiunge il massimo della sua aspirazione. Con i prossimi prometto di mettermici più per l'impegno. Allora, chiamami a tavola tutti. Poteva apparecchiare la tavola, in effetti. Ormai però voglio che finisca di aiutare lei a fare i compiti. Perfetto. Allora dai, andate a mangiare.
Sei solo tu, non hai fame? No. Però svegliati, dai. Lei la vedo smanettona, quindi gioca una partita, gioca smania di festa e poi magari eserciti anche un po' nella programmazione. Mangia. Dove cavolo è andato a mangiare lui? Siediti. Qui sei andato a mangiare. Ti sei messo in punizione, camera di savanna. E quando ha mangiato potrebbe giocare al medico. Devo assolutamente rifare questo bucato. Ah, posso semplicemente riappenderlo, ottimo. Allora aspetta. Prendiamo questo prima che mi sembra più urgente, prima che mi marciscano i panni. Perfetto, abbiamo anche delle piume. Questi vendiamo tutto, ragazzi. Questo anche se è rotto, pazienza. Vendi anche questo. Vendi anche questo. Questo, via. Via. Ci guadagniamo dei bei soldi con quei fiorellini. Se distruggessimo questi affari. Non ci servono più a niente. Ok. Stendimi tutto, tesoro mio. E aggiungi anche del becchime. Ora sostituisci l'acqua, non importa. Savanna. Ti metti a giocare? No, la mamma ti mette a letto. Din. Sta facendo un dipinto, ti è venuta voglia di fare dipinti, Din. No, qui c'è delle piante da far evolvere. Vedo. Fai evolvere. Fai evolvere. Ah, non era questa? No, forse allora erano solo queste due. Ok. Cura il giardino. E raccoglie tutto. Tu hai messo a dormire lei, perfetto. Allora, bene, dobbiamo aiutarla di nuovo a fare i compiti domani. Fai che un figlio ottenga 10 a scuola. Massimizzare un'abilità. Wow. Vabbè, Arianna potrebbe cercare di massimizzare la programmazione. Dai, basta. Sì, Arianna, Anna volevo dire. Basta, mettiti a programmare. Tanto stai bene, abbastanza bene, anche se è mezzanotte e 20, però lui sta facendo il suo lavoro. Bravissimo, Arianna è andata a dormire, sì. Ok, ci vediamo domattina, ragazzi. No, ragazzi! Cupcake sta fuggendo! No, ma la stava addestrando! Perché in tutto ciò intanto si erano svegliati. No, vabbè, aspetta, pubblica l'annuncio. Dov'era? Dov'era? Scusatemi. Vabbè, aspettiamo forse ancora. Quanto ci vuole a questo coso? Tre parti d'aggiornamento comune, ok. Bene, noi fai i suoi bisogni, ragazzi, continuiamo, ci rivediamo domattina davvero adesso. Ma Cupcake, tra l'altro, è ancora qui. Fuggirà ora. Ok, adesso ci dà l'opzione, perché lui effettivamente è fuggito. In casa sono tutti tristi. Pubblico un avviso sull'animale scomparso. Ma perché te ne sei andato, Cupcake? Perché? Anche lei è triste perché il suo animale se n'è andato. Mancanza del mio amico peloso per l'animale in fuga. Sarà dipeso da qualche cosa che Savanna ha detto o fatto. Un animale fuggito rende la casa desolata e triste. Uso un computer o un telefono per pubblicare un avviso. E non l'abbiamo fatto, quindi speriamo che Cupcake torni presto a casa. E anche Arianna si è svegliata molto triste per via del cagnolino scomparso. E lei vuole piangere a fiumi. Vabbè. Dai, piangi, sfogati. Hai ragione a essere triste, tesoro, lo sarei anche io, in effetti.
Oh, vabbè, vieni a farmi una colazione. Preparami la colazione. Puoi tornare all'attracco adesso? Oh, prendere con il bucato, finalmente è asciutto. Quindi possiamo prendere e spostare il bucato. Cioè, qui c'è, sono tutti tristi, chiaramente. Lo so, cioè. Ma perché Cupcake mi hai fatto questo? Perché, dai, la tua famiglia non se lo meritava. Però per favore tu vestiti. Oggi lei va al lavoro, ma non la seguirò io. Prende e sposta il bucato al filo stendibiancheria. Tu hai riposto il bucato, sì? Ok. Vendiamo tutto. E piange a fiume, povero. Sostituiscimi l'acqua, per favore. Tu Anna, fammi anche i compiti. E tua mamma ti aiuta, così almeno completiamo almeno con la pietra miliare. Magari sì, prima vai in bagno. Dai Anna, vai in bagno. Poi vieni qui, ti siedi e mi fai i compiti. Savanna è qua. Magari va là, esprimi affetto. Consolalo un po', dai, piccolino. Conforta per l'animale scomparso. Bene, Savanna in vena di cattiveria, ottimo. Vena di cattiveria. Fase infantile, al momento di essere perfidi, senza motivo. Questo sim si sente odioso e non si lascerà sfuggire l'opportunità di essere perfido con altri sim. Allora, proviamo a chiedergli della fase anche. Dai, amore, non preoccuparti per Cupcake. Vedrai che tornerà a casa. Andrà tutto bene. Chiediamo della fase. Cosa ci dice? Lascia che mi goda la mia vena di cattiveria. Se le mie azioni fossero punite, mi comporterei bene. Vuoi proprio comportarti da guastafeste? Ok. Quindi allora lui, lei effettivamente potrebbe essere fare una cosa perfida. Urla parole proibite a Dean. Così Dean la può punire. Genitorialità, disciplina il comportamento recente. Ferma, ferma. Dove sta andando a scuola? Sì. Metti in punizione per la perfidia. Aspetta ad andare a scuola. Perché sì, vogliamo comportarci da questa festa. Mi dispiace, Savanna, non puoi essere perfida. Vediamo che punizione ti diamo. Niente uscite di casa per un giorno. Però puoi andare a scuola, quello sì. Oh, mannaggia. Arianna, vieni veloce. Deve aiutarla a fare i compiti. Poi andrà a scuola, però intanto aiutala tu a fare i compiti. Dean piange a fiumi. Povero cucciolo. No, fai una cosa. Vai con Frida. Accarezzala, abbraccio confortante, imparala a conoscere. Dai, un dolcetto. No, noi non partecipiamo stavolta. Gioca e andiamo a fare jogging con lei. Però anche lei andrà a lavorare ormai quando ha finito di aiutare a fare i compiti ad Anna. Vado veloce, vai. Ci siamo, puoi andare. Me l'ha preso? Sì, fai in modo che un figlio ottenga 10, quindi Anna, sei tutti noi. Sei te che puoi aspirare a prendere il 10. Che voto ha, scusa, Anna? Buono. Oh, cavolo, dobbiamo conseguire un livello. Nostra canona, sì, prendo un po' di coccole. Non abbia a scapparci anche Frida, vero? Perché abbiamo una fortuna. Two.
Ok, amore, torna. L'abbiamo già pubblicato l'annuncio. Ah, tuo tesoro lavora soda. Lavora soda, lavora sodo. A lei. Ah, non me lo dice. Ah, ma abbiamo raggiunto la vetta! Io non me ne ero nemmeno accorta. Hai raggiunto la vetta della tua professione. Sei il pinnacolo della conoscenza e dell'addestramento medico esperto. I tuoi talenti sono redditizi e sprecati in qualunque sfida inferiore al culmine della diagnostica teorica e della supervisione dell'intero complesso ospedaliero. Brava, amore! Complimenti! No, vabbè, dobbiamo festeggiare. Io non me ne ero mica resa conto che era già arrivata al 10. Pensavo fosse il 9. Bene, bello, bellissimo. Vedi, Arianna, una simma di soddisfazioni. Cosa fate, girosondo voi? Ok, ragazzi, io direi che per questa puntata possiamo anche forse concludere. Mi sa che è un po' che sto registrando. No, dai, vabbè, godiamoci un altro pochino della loro vita. Ecco, mariniamo la scuola e andiamo da qualche altra parte. E questa volta gli diciamo ok. Eccoci qua, siamo alla scogliere. Non sarà certo Savannah a raggiungere il 10. Quindi lei sta anche infrangendo il. Chiedi se Cupcake tornerà mai a casa, piccola. Lei sta anche infrangendo comunque la punizione che gli ha dato il padre. Non solo, sta anche marinando la scuola. Ma la fase ce l'ha ancora? Mi sa di sì, infatti. Piccolo, giocherella furtivamente. Che carini. Aspetta, voglio fargli una foto. Uè. Dai, che andiamo, andiamo, andiamo. Mariniamo la scuola. Non si fa, se c'è qualche ragazzo che ci guarda, che va a scuola, non si fa. L'ho fatto anch'io, l'ammetto. Non. Vabbè, facciamoci un bagno. Tuffati per il gruppo. Salto mortale all'indietro. Furtivamente. Tesoro, alle 15 dobbiamo tornare a casa, però, se no. Ci sgamano, eh. Quindi teniamo d'occhio l'ora. Anche se lei è triste per Cupcake, giustamente al suo canino. Dai, facci vedere. Ammazza! Ragazzi, non me l'aspettavo che gli riuscisse così bene. Vediamo se è brava così anche col tuffadangelo. Sì, è bravissima! Com'è possibile? Cioè. Non me l'aspettavo, onestamente mi aspettavo una panciata io. Lei ha anche fame. Ben, possiamo parlare un po'. Spaventalo furtivamente, dai, sei in vena di cattiveria con questa malizia. Loro comunque sono veramente molto legati. Mi piace questa cosa. Lamentati dei genitori furtivamente. Si lamenta perché comunque l'hanno messa in punizione. Quindi mi sembra il minimo che si lamenti. Hanno messo il soffio a bolle. Non ci avevo fatto caso qui. Non ero venuta ancora. Hanno messo anche per meditare. Bello. Bella questa. Quest'angolo. Non posso mixare la bevanda, no, è una bambina. Discutere gli interessi. Chiedi un consiglio. E poi. Torniamo a casa, però passa da lui. E le la facciamo arrivare. Cupcake è tornato. Cupcake è tornato, ragazzi. Oh, diamogli assolutamente il benvenuto. Dov'è il benvenuto? Bentornato, volevo dire. Dagli il bentornato, è tornato a casa. Vai.
Vai, Din, Din. Diamogli subito il bentornato. Ci ha portato regalino? No, cucciolo, non scappare mai più, però ti prego. Vieni, ecco, questo è da... Ripara. E poi facciamo un bagno. E dai, questo coso. Svuota i rifiuti e torna all'attracco. E fai un bagno a cupcake. Ok, torna a casa. Magari, amore, mettiti un vestito. Dov'è? Cambia. Vai qui, vai dentro il livello, vai dentro casa tua. Vabbè, non c'è verso di farti cambiare. Grazie. E ti prego, dai il bentornato a lei, a lui. Vatti a fare una doccia, però te la vai a fare qua perché lì mi serve ai tuoi genitori. Fai la doccia, poi crea un plugin. Dagli il bentornato. Aspetta, Din, fagli. Ha infranto la punizione, la sta per rimproverare. Aia. Perché il cane è qui, ma... Vabbè, in realtà sì, comunque l'aveva infranta, non troviamo giustificazioni idiote. Andiamo, Cupcake, vieni qua, che lì non posso darti il bentornato. Cupcake, bentornato. Amore. Ok. Dai, ora rendila alle cure del padre e gli ridiamo. Gli facciamo un bagnetto perché puzza, è tornato puzzoso e sporco. Tu mi raccogli, mi apri questo e riempi la ciotola. Anna, che sta facendo? Che cos'è questo? Raccontati una storia. Ok. Lei si intrattiene da sola, se le canta e se le suona. E aggiorno poi immediatamente la lavatrice. Tu fatti i compiti. Non lo fai? Ah sì. Fai i compiti. Arianna sta facendo il suo plugin, almeno vediamo di aumentare l'abilità nella programmazione. Dean sta facendo il bagno a Cupcake, che grazie al cielo è tornato. Cos'è che è acceso, scusate? Non lo so. Ma cos'è accesa? Sembra accesa questa, ma... Oh, brava, bravissima Anna, ci ha fatto guadagnare il 13° leone e basta, ma insomma meglio che niente. Ah, che era elenchi postali di Ma la Marcorno lì, come si chiama? Ancora sei qua tu. Bene, pulisci anche questo. Fai tu i lavori di casa ora che non c'è. Ah, che voto ha una scuola? Non si vede. Dai, dai. Va bene, ragazzi, direi che qui ci possiamo fermare perché adesso è veramente un po' che stiamo andando avanti. La prossima volta probabilmente vedremo il compleanno di Savannah e anche di Dean, ahimè. E vabbè, niente. Quindi questo è. Purtroppo Dean invecchia, è il ciclo della vita. Oh, è arrivata, è tornata anche Savannah, Arianna. Ok, vedo che se non vado io guadagna meno. Perfetto. Nulla, allora, se questo video vi è piaciuto, anche nella sua confusione, lasciatemi un like e un commento se non vi è piaciuto, stessa cosa, ovviamente non un like in quel caso, ma il pollice verso. E niente, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio. Sub-sub!